Amici del Diario Motori, Diario del Web, dopo praticamente una nottata in bianco, d'altronde se vi piacciono le moto dovete diventare per forza dei mottambuli con la M ovviamente, quindi in questo trittico asiatico loro sono avanti e noi come orario, quindi ci tocca vederli quando qui è notte fonda o molto presto di mattina. Comunque è stata una nottata interessantissima questa di qualifiche, perché innanzitutto c'è stato un bruttissimo volo nella stessa curva 11 più avanti di dove è caduto Pedrosa per Jorge Lorenzo, che è caduto sulla schiena, è stato portato a Utsunomiya, che è una cittadina lì vicina a Motegi, è stato dichiarato fit, cioè abile alla corsa, e infatti è tornato e ha fatto l'FP4 e la qualifica. Allora, qualifica, grande sorpresa oppure grande conferma, terza pole dell'anno per Valentino Rossi, che ha messo dietro Marquez di 180 millesimi e Lorenzo di 267, dimostrazione che sia Honda che Yamaha sono molto competitive. Quindi è arrivato Dovizioso quarto a 340 millesimi, ma anche la Ducati potrebbe dire la sua in gara. Crutchlow quinto, Aleix Espargaró questa volta più veloce di Vinales, che è settimo alle sue spalle. Comunque le due Suzuki sono entrambe lì davanti, a 585 millesimi, e diciamo Vinales sono quelli più vicini. Poi Barberà, che si è ripreso ovviamente dopo il venerdì, ha cominciato a capire la moto. In mattinata era stata in mattinata giapponese, era stato addirittura tra i primi, molto vicino a Dovizioso, in questo caso ottavo, è come il suo numero, a 1,26 secondi, quindi diciamo a 7 decimi, 6 decimi e mezzo dal tempo di Dovizioso, ma insomma in 4 turni di prove in un Gran Premio mi sembra una bella prestazione. Dietro di lui c'è Pol Espargaró con la Yamaha privata, Petrucci che è appena davanti a Redding, e quindi anche lì il derby continua come il derby tra i due piloti Ducati Pramac, per chi meriterà la moto ufficiale dell'anno prossimo, come il derby tra Rossi e Lorenzo per chi finirà secondo nel mondiale. Bravo Bautista, che è passato nella Q1 che è passato nella Q2 dalla Q1. Ed è stato bravo quasi quanto anche Brad, solo che è scivolato alla fine, altrimenti avrebbero entrambi passato. L'Aprilia quindi è in crescita. Purtroppo in Q2, dove serviva, Bautista è scivolato, ma insomma pazienza. L'importante appunto è continuare a vedere questa crescita. Che gara sarà? Bah, difficile dirlo adesso, credo che Valentino e Lorenzo cercheranno di stare uno davanti all'altro e magari di vincere, cioè ormai a questo punto tanto è l'unica tattica anche per mettere in difficoltà Marquez, è arrivargli davanti e vincere, ottenere più posti possibili. Quindi non possono fare altro, anche perché poi comunque sono nelle condizioni di farlo. Marquez potrebbe decidere di stare un po' lì a vedere come va, se poi ne avrà da poter andare via o da stare davanti, lo farà, altrimenti si accontenterà di tenere questo mondiale sempre più in cassaforte, chiudergli, dargli un altro giro di chiave, perché più gare passano se con lui sempre lì vicino ai primi, anche se dovessero vincere Lorenzo o Rossi, non cambierebbe niente in prospettiva mondiale, anzi diventerebbe appunto più vicino. Può provare a diventare il nono vincitore della stagione Andrea Dovizioso con la Ducati. Purtroppo sembra che Andrea Iannone forse non potrà essere neanche in Australia, perché è stata fatta nella giornata di ieri un attacco e ancora non si è sicuri, non si sente benissimo su questa frattura di vertebra. E insomma, sarebbe, se così dovesse succedere, gli auguriamo ovviamente di no. Mancherà per la quarta gara consecutiva, un brutto colpo per la sua stagione, per il suo mondiale, probabilmente anche per il suo morale. Insomma, avrebbe voluto chiudere l'epopea Ducati magari meglio di così. Comunque sia, passiamo. Bella la Moto3, dove la pole position l'ha ottenuta il giapponese Ohno, che però era già per motivi precedenti già dichiarato penalizzato di 3 posizioni. Prima di cominciare a fare le qualifiche, per cui Ono passa al terzo posto e Migno, che era secondo,
conquista la sua prima pole position. Team Sky che va è andato benissimo in Giappone, perché sono appunto Migno, Binder e Ono nei primi tre. Poi ci sono Bastianini, che è del Team Gresini, poi Bulega e Dalla Porta, tutte e due del Team Sky, al quarto e al quinto posto. Quarto Bastianini, Antonelli è settimo e Bagnaia dodicesimo, quindi gli italiani sono non solo in pole ma proprio lì davanti in tanti, in gruppo, e speriamo che questa volta riescano finalmente a portare a casa, chi lo sa, magari un podio tutto italiano proprio lì in casa della Honda e dei giapponesi. Ma Ono è andato molto forte e la penalizzazione in gara non inciderà sulle sue prestazioni. Invece, insomma, difficile la situazione per Rins dopo la caduta di ieri, evidentemente corre, ha provato, ha girato, però non deve stare particolarmente bene, perché per lui 22esimo tempo, mentre invece Juan Zarco, che è quell'altro che è in lotta con lui, insomma, campione del mondo in carica e primo in classifica di 3 punti in questo mondiale Moto2, che sembrava si dovesse giocare sul filo del rasoio, forse con questa caduta di Rins in prova il venerdì, insomma, ha preso una bella svolta a favore del francese. Secondo Lüthi, terzo Franco Morbidelli, quarto Sam Lewis, quindi a garanzia magari di una gara bella, divertente. Decimo Pasini, tredicesimo Corsi, quattordicesimo Baldassarri. Ci risentiamo, mi raccomando, stanotte dalle 3 così in poi, mi raccomando, ci sono le gare, quindi potete fare una bel dritto fino alla mattina, eh? Come farò io per potervi raccontare. Ciao!